credo di interpretare le parole e il pensiero del dottor Arceci nel dirvi che sicuramente c'è amarezza per un'ipotesi accusatoria, ma al tempo stesso rispetto per il lavoro della magistratura e fiducia in questo lavoro. Ecco, poi detto questo, credo che le attestazioni di stima, sia pubbliche che private, che in questi giorni ha ricevuto il dottor Arceci, dicano tanto del lavoro che ha svolto in questi anni. E credo che insomma valgano come più di una sentenza sin d'ora. Tutto qua. Cosa è successo oggi? Oggi c'è stato solo il conferimento di un incarico tecnico per verificare i supporti informatici che sono stati sequestrati, dovrà essere fatta una copia forense di questi supporti affinché venga poi analizzata con tutte le garanzie di legge. Dottor Arceci è sempre stato a disposizione della Procura sin dal primo momento, lo è tuttora, per cui potrà sicuramente dimostrare, per quello che ovviamente sono le conoscenze che ha di questa vicenda, la sua totale estraneità.